Da cittadinanza attiva ai malati reumatici, i pazienti lanciano l'appello: lasciate le cure in farmacia. Farmacia, i cittadini lombardi premiano professionalità e capacità di risposta. Dall'OMS, lista dei superbatteri più pericolosi. Buongiorno e bentrovati a una nuova edizione del TG di Federpharma Channel. Le associazioni dei malati da cittadinanza attiva Danmar difendono la recente determina AIFA che ha spostato la prima tranche di farmaci dalla distribuzione ospedaliera alla dispensazione tramite le farmacie del territorio. Annalisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanza Attiva, afferma che tale scelta va incontro alle esigenze delle persone più anziane con difficoltà di mobilità perché facilita l'accesso alla medicinale e fornisce la possibilità di aumentare l'aderenza terapeutica, determinando inoltre un risparmio per il servizio sanitario. Silvia Tonolo, presidente Anmar Onlus, parla di svolta epocale e sottolinea benefici per la collettività e in modo specifico per i pazienti affetti da malattie croniche. La farmacia, infatti, è il primo e il più accessibile presidio sanitario presente anche nelle aree più remote. Posizione condivisa anche da Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttrice di OMAR, l'Osservatorio per le Malattie Rare. La farmacia dei servizi e le prospettive future dell'evoluzione della sanità in Lombardia sono stati al centro dell'evento verso una piena attuazione della farmacia dei servizi, quale contributo al miglioramento della qualità di vita dei cittadini, realizzato da Federpharma Lombardia e da European House Ambrosetti, che si è svolto a Milano. All'evento è stata presentata l'indagine Il rapporto dei cittadini lombardi con la farmacia e i farmacisti, da cui emerge che i cittadini lombardi hanno una farmacia di riferimento per la vicinanza alla propria abitazione, la professionalità del farmacista e la flessibilità di orario. Anna Rosa Racca, presidente di Federpharma Lombardia, ha spiegato come l'aumento di richiesta di telemedicina sia segno di un'esigenza sentita dalla popolazione. Inoltre ha anticipato che saranno presto convenzionate, contribuendo a ridurre le liste di attesa. L'OMS ha aggiornato l'elenco dei superbatteri raccolti dalla Bacterial Priority Pathogens List del 2024, con l'obiettivo di orientare gli investimenti in ricerca e sviluppo. La lista, che aggiorna quella del 2017, comprende 24 agenti patogeni di 15 famiglie di batteri resistenti agli antibiotici, suddivisi in tre categorie di priorità: critica, alta e media. La resistenza antibatterica, si legge all'introduzione al report, rappresenta una delle principali sfide globali per la salute pubblica. Nel settore della salute umana richiede sforzi globali mirati su diverse aree chiave, solide misure di prevenzione e controllo delle infezioni, garantendo un accesso equo alla diagnosi e al trattamento, una sorveglianza vigile per individuare le tendenze emergenti nella resistenza antimicrobica e sostanziali investimenti in ricerca e sviluppo per la creazione di nuovi farmaci, strumenti diagnostici e strumenti di prevenzione. Yukiko Nakatani, vice direttore generale dell'OMS per resistenza antimicrobica, ha sottolineato che la lista aggiornata è fondamentale per orientare gli investimenti in ricerca e sviluppo e per contrastare una crisi che sul fronte antibiotici è diventata emergenza per i problemi di pipeline e accesso. Questa è l'ultima notizia del TG di Federpharma Channel. Grazie per averci seguito. A domani con una nuova edizione del telegiornale.